Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema. Io sono Andrea Maderna e quello che sentite cliccare in sottofondo è Andrea Peduzzi. Uè. E siamo qui per chiacchierare di Shazam, il nuovo film dell'universo cinematografico DC. Nonostante ormai facciano i film tutti abbastanza separati, si può continuare a parlare di universo perché non negano i collegamenti con gli altri film, comunque. E cosa volevo dire? Sì, che è ispirato a uno dei personaggi più vecchi del fumetto di supereroi e che, insomma, credo stia andando anche abbastanza bene. Prima però, come al solito, chiacchieriamo un attimino di notizie. In particolare, visto che si parla di Shazam, film DC, sono successe un paio di cose. Allora, a parte che è uscito, non so se l'hai visto, il finto teaser trailer di Aquaman 2. Oddio, ma veramente? No, è una buffonata, cioè credo l'abbiano, allora, non lo so in realtà, ma visto lo stile che ha probabilmente l'hanno buttato fuori il primo aprile ed è tipo, era il primo aprile, lo sto vedendo adesso il titolo Aquaman 2 e poi arriva Shazam e dice no, il cazzo, venite a vedere Shazam al cinema. Vabbè, quindi è stato fatto comunque da loro. Beh sì, okay. Sì, è una roba loro simpatica e buffa. In realtà c'è stato il CinemaCon, che è questa fiera, questo evento che fanno a Las Vegas, che è strettamente per gli addetti ai lavori, è un evento in cui i vari produttori cinematografici presentano l'annata ai gestori delle sale, sostanzialmente, alle varie UCI, AMC e via dicendo, perché giustamente è una cosa che magari... Sto copiando questo discorso da un podcast che ho sentito stamattina, che però secondo me è carino spiegarlo. Quello che magari ci si dimentica è che quando si leggono le cifre dei soldi incassati da un film, una grossissima fetta di quella cifra va ai gestori delle sale, non è che sono tutti i soldi che vanno alla Warner di turno e diciamo, era un podcast in inglese? Sì. Ma allora figurati chi lo sente in Italia, non dovevi nemmeno dirlo. Io ci tengo a specificare le fonti. No, però è importante dire questa cosa. Ovviamente va anche poi la stampa e quindi vengono raccontate le cose che vengono mostrate. I vari produttori fanno delle presentazioni e mostrano magari, spiegano abbiamo questo film, quest'altro film, fanno vedere magari il trailer nuovo o tipo no, Disney. A parte Disney diceva chi ne parlava che ha fatto una presentazione molto sti cazzi, cioè del tipo noi non ci abbiamo bisogno di venire qui a fare i botti, tanto lo sapete che la roba buttiamo fuori è una figata. Poi oltretutto, avendo comprato Fox, hanno credo 162 film da far uscire quest'anno. Ma e, sì, no, ho visto il pannello proprio fisico che avevano fotografato ed era una roba incredibile. Però hanno mostrato per esempio i primi 20 minuti di Toy Story 4. E altri hanno fatto presentazioni un po' più ricche. Warner Bros. Tra l'altro si è presentato, ha fatto un po' quella che sì, noi facciamo i blockbuster, i supereroi, ma facciamo anche i film impegnati, i film da Oscar eccetera, che insomma comunque una roba che fa piacere che ci siano anche film di altro tipo. E fra le cose che sono uscite da Warner Bros. Hanno fatto vedere un pochino di Birds of Prey, che arriva a febbraio dell'anno prossimo, ed è il film che porta avanti la Harley Quinn di Margot Robbie. Birds of Prey nei fumetti è di solito, non, almeno quando ancora seguivo con un minimo di regolarità i fumetti di DC, era più che altro una coppia di personaggi. Erano, mi sembra, Canary, Black Canary, anzi, perché poi mi confondo con com'è su Arrow, e... non mi ricordo chi altro, la cacciatrice forse, e poi credo che si sia evoluta la cosa, si sono aggiunti altri personaggi più o meno tutti femminili,
E adesso fanno sto film, che è il film con, appunto, l'Harley Quinn, c'è Johnny Smollett-Bell che fa appunto Black Canary, Mary Elizabeth Winstead nella Cacciatrice, che è storicamente un personaggio del circoletto di Batman, Rosie Perez che era René Montoya, che è la poliziotta che c'è sempre nelle storie di Batman, e insomma altri personaggi. C'è Ewan McGregor che fa il cattivo Maschera Nera, okay. Di nuovo un cattivo tipico di Batman quello. E niente, probabilmente sarà un film che la butta molto sulla commedia e sullo spirito, insomma, del personaggio che è venuto fuori di Harley Quinn. In realtà sto vedendo, mi hanno fatto vedere più che altro, non granché, cioè non tipo Toy Story i primi 20 minuti, hanno fatto vedere qualche più materiale promozionale, i personaggi in posa, scene dietro le quinte mentre girano, cose del genere, probabilmente non hanno ancora nulla di concreto da mostrare. Più significativo forse che è uscito il trailer di Joker, che in realtà non fa parte dell'universo cinematografico, è una roba per i fatti suoi. È completo, anche perché, cioè, nonostante comunque però sia prodotto sempre in seno a DC e tutto quanto, giusto? O sbaglio? Sì, beh, sì, ovviamente sì, è prodotto comunque da Warner, DC, eccetera. Dovrebbe essere il primo, probabilmente, di una serie di film che sono per i fatti loro, un po' come nei fumetti ci sono gli Elseworlds, no? C'è, che non so, la storia con Superman che precipita in Russia ed è comunista, o quella con Batman che diventa Dracula, cose del genere. Questo è meno radicale, è semplicemente Joker, però è comunque una roba, credo, fuori dall'universo cinematografico, tanto più che è ambientato nel 1981. E dovrebbe raccontare di questo qua che fa il pagliaccio, lo stand-up comedian, fa una vita di merda, sclera e diventa un pazzo. È comunque ambientato a Gotham City, lo dicono anche nel trailer. Non mi è chiaro se ci sa... E si vede tra l'altro anche l'Arkham Asylum nel trailer. Sì, sì, ho visto che va dentro a... Ma cosa si può vincere dal trailer a livello di storia? A livello di storia... Più o meno questo, cioè è, come si dice, lui è uno che fa una vita un po' da stronzo, e a un certo punto sclera, impazzisce, infatti è Joaquin Phoenix, che insomma abbiamo visto altre volte. Sì, sì, non ha la faccia, diciamo, di uno che sta bene. No, esatto. Ma è proprio da gladiatore, cioè non è che... Sì, no, è vero, sì. Il film è coprodotto da Scorsese, e infatti palesemente, cioè, il regista Todd Phillips, che ricordiamo è quello di dei tre Una notte da leoni, di Starsky Hutch, Old School, anche Road Trip o American Trip, se non sbaglio, no? Road Trip, sì. Road Trip era il primo, giusto, quello... Sì, mi pare di sì. Ha fatto anche War Dogs, che era un po' il suo... Ah, faccio anch'io come la grande scommessa, il film che fa comunque ridere, però è serio. Secondo me gli è venuto meno bene rispetto alla grande scommessa. Però vabbè, comunque è uno che ha soprattutto una carriera da regista di film comici, quindi è un po' strano vederlo cimentarsi con questa roba che palesemente dal trailer sembra voler omaggiare Taxi Driver e anche un po' King of Comedy. Com'è che si chiamava in italiano? Re per una notte. Re per una notte, esatto, che ovviamente è film di Scorsese, quindi si torna lì. Poi vedremo, non si dal trailer, appunto, c'è Gotham City, c'è l'Arkham Asylum, non è chiaro in che misura ci saranno altri, come tra l'altro c'è anche Robert De Niro, sempre appunto, Re per una notte, diventa proprio anche più letterale l'omaggio. L'ha detto, credo, proprio De Niro, che il suo personaggio è un omaggio a quello che interpretava in quel film, quindi figurati. Sì, l'hanno proprio spinta al massimo questa cosa di Scorsese. Assolutamente. C'è Zazie Beetz, che è Love Interest, però non dovrebbe essere un personaggio dei fumetti. Il personaggio del Joker si chiama Arthur Fleck, ed è appunto un comico fallito che diventa matto e diventa il super criminale. Non è, dicevo, non è troppo chiaro quanto saranno netti i riferimenti ai fumetti, nel senso che si parla di una Gotham City, c'è un Arkham Asylum, c'è tale Brett Cullen, che adesso onestamente non ricordo dove posso aver, non è comunque un volto particolarmente famoso, nel ruolo di Thomas Wayne, che è il padre di... Sì, di sì, Bruce Wayne. Ma ho letto che ci sarà anche Bruce, ci sarà anche Alfred, corretto?
questo non ricordo se si vedono nel trailer così, però pare che siano dati per certi. Dante Pereira Olson è tale Bruce Wayne. Tra l'altro doveva farlo Alec Baldwin, Thomas Wayne in origine. Anche sarebbe stato veramente perfetto, un vero visto un buono messo lì così. Sì, comunque c'è anche Alfred, Ty Douglas Hodge, però credo sia abbastanza significativo il fatto che nei ruoli della famiglia Wayne non ci sono attori famosi. Non vogliono dare importanza, come dire, di immagine, di cartella a quei personaggi. Ce li mettono perché in effetti sarebbe... cioè, ok, lo ambienti nell'81, Bruce Wayne è ancora un bambino, non vuoi che sia un film con dentro Batman, però far finta che non c'entri niente Batman sarebbe forse... Poi intendiamoci, potevi pure farlo nell'81 e fare che c'era in giro Batman, cioè, no, chiaro, sì, però, ma in realtà facendo lo connettono, sai, in qualche modo rimane coerente a livello temporale a quello che sì, cioè, è ambientato prima, è normale che non ci sia ancora Batman l'avete visto diventare Batman di recente in quelli di Nolan e quindi non avrebbe senso. Quindi in realtà tecnicamente il Joker di un ipotetico Batman verso ambientato in quella linea temporale lì ha 60 anni. Beh, del resto il Batman di questo universo qua ce n'è a tipo 50 o giù di lì, perché è Ben Affleck. Ah beh sì, giustamente, però capisci bene che Ben Affleck è il 50 anni che te ne dimostra 35-40 ancora. Ne ha 46 per la precisione. Sì, ma va, te lo giocano, è l'età di Hollywood, è sempre meno. In Justice League con la panza e la pappagorgia li dimostrava, eh? Ma no, secondo me no. Vabbè, comunque l'idea è quella, al di là appunto di tutte queste considerazioni, io guardando il trailer ho un problema io, nel senso, è un film con Joaquin Phoenix che fa il matto, quindi di base mi sembra una roba interessante da guardare, anche se inizia ad essere una roba che ho già visto diverse volte. E mi sembra bello come estetica, come scelte, quello che si vede dal trailer. Il mio problema, quello che proprio mi blocca, è che però il regista, boh, cioè a me quando hanno annunciato fanno un film sul Joker che è un hard-boiled prodotto da Scorsese e lo dirige Todd Phillips, lì mi è cascata proprio la scimmia che eventualmente poteva salirmi. Poi magari sbaglio a non dargli fiducia e si scopre che era questa la sua vocazione. Peraltro Todd Phillips, famoso per le commedie, secondo me fanno anche quasi tutte cagare le sue commedie, cioè non è neanche che dici viene da commedie della Madonna. No, allora io i Notte da Leone ho sempre trovati delle robe così un po' sopravvalutate. Io paradossalmente mi sono divertito guardando, però ero un ragazzino e ero anche in quel mood lì, nel senso che avevo visto con piacere Road Trip. Sì, ma in realtà a me neanche quello era piaciuto, granché. Old School che ho visto c'ha secondo me un bello spirito un po' malinconico, ma è comunque mille volte peggiore di tanti altri film che trattano lo stesso tema, cercando di non essere solo la commedia. Secondo me il primo La Notte da Leoni non era male, però comunque insomma... Però insomma prendiamo l'esempio di Bradley Cooper, che comunque faceva il cazzone in Una Notte da Leoni, adesso attore drammatico della Madonna, e che poteva fare pure lui il Joker che sbroccava, tra l'altro, quindi cioè, il Joker in versione folk singer, però comunque voglio dire, ci stava benissimo pure lui, quindi vai a sapere che cosa ti tira fuori. No, certo, è che comunque vedi, Adam McKay, viene per forza in mente il parallelo con Adam McKay, perché appunto lui veniva dalle commedie con Will Ferrell e poi ha fatto La Grande Scommessa e Vice. Ci sono però due differenze significative, secondo me. Uno è che La Grande Scommessa e Vice sono comunque commedie e molto virtuose a livello registico, magari in maniere che non ti aspettavi guardando i suoi film precedenti, però comunque mantengono quel taglio lì. Mentre questo è veramente un cambio completo di paradigma per il tipo di film che fa. Per cui, secondo me, ci può stare a avere qualche dubbio, il che non significa che poi uno non possa cambiare tipo di genere, per carità di Dio. È anche vero che magari tu inizi facendo un tipo di cosa, hai molto successo e finisce che ti ritrovi sempre a fare quella perché quelli sono i progetti che ti capitano per le mani e non sei Spielberg che può decidere quello che vuole fare, per carità. L'altra differenza è che, secondo me, le commedie di Adam McKay se le magnano quelle di Todd Phillips. Sì, ma mi viene in mente, per esempio, anche Mottola, che faceva Superbad e poi però ha fatto anche... roba un po' più seria, un po' più agrodolce, così, per cui... E peraltro Superbad, comunque, in realtà già lui, nella sua demenzialità, è un film molto... È un film della Madonna. Ed è un film molto riuscito anche nel... cinematograficamente parlando.
Totalmente, ma è comunque un film molto riuscito anche nel suo voler essere un po' amaro, agrodolce, eccetera, che è esattamente quello che Todd Phillips, secondo me, non è riuscito a fare quando ci ha provato. Eh sì, esatto, perché poi invece, per esempio, Adventureland, che invece alla deriva agrodolce, secondo me, funzionava comunque benissimo. Sì, sì, ma infatti sì. Sì, in effetti, vai a sapere. Tra l'altro io anche sul fatto che ci sia dietro Scorsese, poi magari è un pregiudizio, però non è che tutta la roba a cui mette a mano Scorsese, non so, per esempio, non so se hai visto la serie che hanno fatto 2 o 3 anni fa, quella sul rock and roll. Oddio, non mi... Vinyl. Esatto, Vinyl partiva come roba di Scorsese, lui addirittura diretto il pilota, sì. Riferimenti era per una notte, però poi è proprio sbraccata. Quindi vai. Vabbè, ma poi parliamoci chiaro, Scorsese è impegnato a fare il film nuovo, cioè... Non è che abbia fatto qua, sta girando il progetto dei sogni che è infinito. Ma sì, no, ma Scorsese è il John Milius del Joker. Sì, ci ha messo il nome e il film è ispirato ai suoi film. Sì, punto. Vagamente, perché poi vai a sapere. Cioè, qualche no, è poi... chiaro, a me il mio problema col trailer è quello che, secondo me, volendo psicanalizzarmi, sapendo che c'è dietro Todd Phillips, lo guardo e dico, mi sembra una merda pretenziosa. Poi, magari, se invece non fosse di Todd Phillips, penserei, oh, wow, che figata. Potrebbe essere un Wolverine. Al di là di quello, devo dire, io non, vedo tutti gasati perché finalmente i film di supereroi verranno presi sul serio. Ancora, ragazzi, cioè, li hanno presi sul serio, poi li hanno presi sul ridere, poi di nuovo sul serio. Cioè, non è che ci sono state, voglio dire, tutte queste negazioni della cosa. Ma sì, ma poi io onestamente tutta questa necessità di avere il film di supereroi che mira a vincere gli Oscar, ma chi se ne incula? non lo so. Ma lì è proprio davvero anche la scelta dell'attore che l'ha buttata proprio, è proprio una dichiarazione di intenti. No, allora, questo è, secondo me, molto più di quelli di Nolan, è il primo vero film di supereroi che si propone come film, come dicono gli americani, prestige. Cioè, proprio quello, almeno fino a qui. Cioè, l'attore è al centro di tutto, l'attore sì, non si sta puntando sull'azione, non si sta puntando. Cioè, il trailer, se gli togli la vernice in faccia, o anche solo se gli togli il fatto che sappiamo che è Joker, questo stesso trailer, se non sapessimo che questo personaggio è Joker, i fumetti, Batman, potrebbe essere un qualsiasi film con Joaquin Phoenix. Che è uno stand-up comedian che impazzisce, ispirato esatto, al Joker. No, ma neanche, cioè, non metti, viviamo in un universo in cui non esistono Batman e il Joker, questo stesso trailer è un film in cui Joaquin Phoenix è un fallito che impazzisce, ammazza tutti, erede spirituale di Taxi Driver. E via, proprio così, però girato da quello di Notte dei Leoni, erede spirituale anche di Notte dei Leoni. Esatto, sì. Guarda, non lo so, secondo me tutte queste robe sono dei pipponi allucinanti. No, e certo, tra l'altro, secondo me, anche questa cosa del film di supereroi che però la butta... Oddio, sai che faccio fatica? In effetti hai ragione, probabilmente è proprio il primo che non punta davvero neanche un po' sull'azione, ma proprio sul... cioè la graphic novel di supereroi fatta... Si sta vendendo come film drammatico. Sì, sì, sì. E oddio, boh... Cioè, non lo so, resto sempre dell'idea che ci sia proprio veramente fuori una fetta di persone che abbia sempre, ma come nei videogiochi, stesso discorso, abbia sempre questa fotta di doversi in qualche modo, di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Sì, sì, poi c'è sempre questa cosa che se appena appena il film sarà effettivamente decente, finalmente un film di supereroi al livello di Taxi Driver, come quando uscì Il Cavaliere Oscuro, finalmente un film di supereroi che a livello del Padrino, che vabbè, ora ragazzi, calmatevi però. No, ma minchia, ma poi bello è Il Cavaliere Oscuro, però è proprio diverso anche come taglio, cioè, è comunque, tra l'altro Il Cavaliere Oscuro è praticamente un Mission Impossible. Sì, ma infatti... vedremo, è ovvio che poi senza sapere esattamente il film cosa sarà, perché c'è il problema è che da quel trailer lì potrebbe essere comunque il solito film d'azione di supereroi. Ma sì, assolutamente, cioè ricordiamo come era il primo trailer del secondo Avengers, se non sbaglio, quello con le ballerine, Vabbè, ma il primo trailer di Endgame è gente che piange per i morti. Cioè, anche quello potrebbe essere il trailer della nuova stagione di Leftovers, quello. Sì, sì, poi io ho letto anche commenti, tipo, basterebbe solo il trailer, no ragazzi, cioè, basterebbe solo il trailer, un cazzo. Speriamo, no, ma il rischio è che finisca così, cioè che era meglio il trailer, tra l'altro. Sì, ma... sì, sì. Però,
comunque da questo trailer potrebbe comunque essere invece il solito film con Joaquin Phoenix che è tutto silenzi, regia alternativa e riflessiva, tipo You Were Never Really Here, quello Beautiful Day mi sa che era il titolo, sì. Non mi ricordo mai con quale dei due titoli uscito in Italia, che era come trama era praticamente Taken, era un film con Liam Neeson, però non era per niente d'azione, era tutto un film giocato sull'autorialità, a me tra l'altro è anche piaciuto molto, cioè però da sto trailer potrebbe essere anche una roba del genere, un film che come racconto potrebbe tranquillamente essere un film di supereroi come abbiamo visto i 100.000, solo che le origini sono del cattivo invece che del buono, però raccontato in maniera autoriale, intimista, che peraltro vuol dire che, cioè secondo me, la maggior parte della gente intimista se la sa fare, però Todd Phillips, perché comunque davvero stiamo parlando di uno che cioè io poi guarda ti giuro posso anche capire il metagioco del film sul comico drammatico che viene girato da uno che viene dal film comici però prodotto da Scorsese, cioè c'è dietro volendo tutta una serie di pipponi mentali, però Todd Phillips nel senso non è che davvero se l'avesse fatto Mottola mi sarei detto davvero è il film di uno che parte cazzone così, però sa anche fare quella roba lì se vuole e lo può dimostrare, cioè, poi magari lo dimostra, magari mi piace, cioè io spero sempre che mi piaccia il film, stiamo comunque parlando del nulla per carità, però vabbè, che... è più divertente davvero parlare davvero delle reazioni della gente che di solito magari guarda un sacco di film di merda, cioè la gente che si arrabbia perché Star Wars fa ridere. No, ma poi, cioè, se fa veramente il film intimista, come sono di solito quelli di Joaquin Phoenix, ma secondo me la maggior parte della gente che di solito guarda i film supereroi si rompe i coglioni a guardarlo. Sì, 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 ma soprattutto la maggior parte dei film della gente che guarda i film dei supereroi non ha mai visto Taxi Driver, probabilmente. Sì, vabbè, quello è tutto un altro discorso. Però ho visto un sacco di volte la scena con De Niro che dice "You're talking to me". Sì, 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 no, ma per dire che probabilmente non è neanche cioè non è nemmeno lo stesso target, però in qualche modo vorrebbero che lo fosse. Chi lo sa, cioè, ma no, è sempre soggezione. Magari è bellissimo ed è il film che ci svela che c'è un pubblico per i film di supereroi che se la menano, ma che se la menano davvero, non che sono il film di supereroi con 5 minuti di film d'autore, come succede di solito, e da lì parte tutto un nuovo filone, di cui di nuovo io non... Che da un lato... Tutto filone di un nuovo filone di cui non sento minimamente il bisogno, tra l'altro. Nel senso, mentre lo dicevo stavo pensando, da un lato, ma c'è veramente bisogno di avere i film che già esistono però fatti con dentro il supereroe? Probabilmente no. Dall'altro, magari diventa un grimaldello con cui tornare ad avere un certo tipo di cinema all'interno di grosse produzioni in cui il produttore si sente di investire perché dice "beh, è comunque legato al marchio, all'IP, mi sento più sicuro". Sì, boh, vai a sapere. Resta che comunque secondo me nel cinema indipendente secondo me poi di film così ce ne sono. No, certo, però la situazione attuale è che un film così inteso come il trailer sembra vendercelo, si vedono nel cinema indipendente, si vedono di tanto in tanto nel cinema un po' più grosso perché magari il tal attore famoso si innamora dello script, ci mette il nome e quindi glielo producono, ma comunque sono produzioni ridotte. Magari questo è un modo per avere di nuovo grosse produzioni di un certo tipo, fermo restando che io non so che budget abbia questo film, probabilmente non ha il budget di Aquaman. E quel po' di budget che ha l'ha speso per Joaquin Phoenix, l'ha speso magari per le scenografie, per rifare la New York di fine anni 70, inizio anni 80, e tant'è che gli altri attori insomma anche se comunque in realtà Robert De Niro, vabbè, qualcosa si farà ancora pagare, Zazie Beetz e Brian Tyree Henry sono molto in crescita, diciamo, come nomi. Tra l'altro secondo me stanno a cazzeggiare con Brian Tyree Henry perché comunque è un attore che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, è diventato abbastanza importante, mi pare bizzarro che il suo ruolo sia infermiere, però magari sbaglio, magari invece è un caso. Magari è un caso tipo Lupita Nyong'o che dopo aver vinto l'Oscar ha fatto l'hostess in un film di Liam Neeson e ci sono voluto tipo 8 anni perché avesse un ruolo da protagonista, tutto è possibile. Comunque, secondo me abbiamo detto quello che c'era da dire sul tema. Sì, 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 ti ripeto, poi secondo me è più che interessante parlare del trailer che niente, ma è anche più sfizioso parlare delle reazioni. No, certo. Parliamo invece di Shazam, che appunto è l'ultimo film uscito dell'universo cinematografico DC. Tra l'altro, stavo pensando,
l'ultimo dopo Aquaman, e il prossimo cosa sarà? Wonder Woman 84? Penso di sì, fammi vedere. Senza contare questo Joker che esce appunto a, come si dice, a fine anno. Credo che il prossimo sia Wonder Woman. Sì, beh, oddio, esce nel 2020, Wonder Woman 2. Beh, sì, vabbè, però d'altra parte quest'anno esce anche Joker, quindi insomma... strano però, caspita, sono così... No, forse il prossimo, forse esce prima, sì, esce a febbraio, l'abbiamo detto prima, Birds of Prey, a giugno Wonder Woman 1984, dell'anno prossimo stiamo parlando. E poi sono previsti Batman e Suicide Squad per il 2021. E vabbè, Aquaman 2 2022, per cui figurati. Quindi per il momento loro restano su due l'anno, con magari questa cosa del film fuori continuity, come è in questo caso Joker, a fare da terzo film. Magari se la giocano così. Ad ogni modo, il film è basato su Shazam, appunto, che tra l'altro ha una storia abbastanza curiosa, perché è nato addirittura nel 1940 e si chiamava Capitan Marvel. Shazam era, come poi è nel film, la parola che usava per trasformarsi, però il personaggio era Capitan Marvel, ed era della Fawcett Comics, ed era chiaramente stato pensato come concorrente di Superman, cioè per clone, diciamo, popolarissimo, cioè vendeva anche più di Superman. Poi venne, e tra l'altro leggo qua, non lo sapevo, è il primo supereroe di cui è stato fatto un film, pensa, nel 41. Poi la DC Comics gli aveva fatto causa dicendo, ma questo è Superman. Alla fine l'hanno comprato e è diventato un personaggio dell'universo DC negli anni, credo a inizio anni 90. Negli anni 70 solo lui, Capitan Marvel, poi più avanti hanno acquisito anche tutti gli altri personaggi del suo microcosmo, è diventato tutto famiglia DC, continuava a chiamarsi Capitan Marvel, perché infatti io ricordo che da ragazzetto leggevo i fumetti DC e lui era Capitan Marvel, comunque c'era Capitan Marvel sia da una parte che dall'altra, perché c'era anche quello della Marvel. Poi dopo hanno iniziato a chiamare Shazam la serie per evitare casini, ma lui comunque si chiamava Capitan Marvel, e credo che sia cosa recente, cioè tipo meno di 10 anni fa l'hanno proprio, gli hanno cambiato il nome in Shazam, e tanti saluti al nome Capitan Marvel. Okay. È una cosa buffa, se vogliamo. Sì, beh, è un buffo che sia uscito poi praticamente a ridosso dell'altro Capitan Marvel. Sì, sì, è fantastico. E vabbè, allora, questo film appunto con il personaggio, il cuore del personaggio è che il protagonista è un bambino, poi secondo me qua è un adolescente, per lungo tempo è stato proprio un bambinetto, era più giovane nei fumetti, credo che poi abbia iniziato a farlo un po' più adolescente per renderlo magari più accattivante, meno buffo, che ottiene sti poteri per una serie di circostanze, urlando Shazam diventa questa specie di Superman, che in realtà ha poteri un po' diversi da quelli di Superman, però è più o meno simile come tipo di cosa, cioè vola, è fortissimo, è indistruttibile, vabbè, ok, non c'ha i raggi laser dagli occhi, tra l'altro ci sono delle gag. E poi nel film ci gioca moltissimo con questa similitudine. Anche perché il film, tra l'altro, non nega, come dicevo prima, di essere ambientato nell'universo DC, è ambientato a Filadelfia, tanto io ho grande passione per la città, quindi questa cosa me l'ha fatto apprezzare, e i personaggi sanno che esiste Superman, l'amichetto suo colleziona memorabilia, ha un batarang e via dicendo, però non ci sono, sì, anche una pallottola che pare sia stata sparata a Superman, che vale da soldi, e poi tra l'altro poche scene dopo lui si becca un sacco di pallottole, e i bozzoli comunque lì sono praticamente gli stessi a livello di valore intrinseco. Sì, infatti. Beh, meno famoso di Superman. No, certo, però secondo me te la butta, dico, vedi, guarda, io sto proiettile così, e dopo minchia, cioè pieno per terra di bozzoli, è proprio una delle prime scene che viene dopo. E io l'ho trovato molto carino. Sì, 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 ma in generale sì, è un film, secondo me, a me ha fatto, cioè mi ha fatto molto ridere, trovo buffo che la DC, che era partita con l'universo cinematografico, che per distinguersi dalla Marvel erano super cupi, incazzati, la depressione, perfino Superman è diventato stronzo, e sono finiti a fare quello che secondo me è il primo film di supereroi che non si vergogna di essere una cosa per ragazzini. Perché tutti, sì, tutti in qualche modo devono metterci il taglio un po' adulto, il costume un po' cool, la tematica, la politica. Invece questo è un film per ragazzi come li facevano negli anni Ottanta. Ma guarda, totalmente, totalmente. Anche perché è vero, quasi tutti i film supereroi sono per gente che ha iniziato a guardarli davvero a 30 anni. Sì, cioè sono per bambini, però sono... Anche in larga parte per gente, per il popolo nerd...
Diciamo questo comunque per il popolo nerd può essere figo perché cogli i riferimenti, eccetera, però il taglio è da film per ragazzi, cioè c'è quella comicità, c'è quel gusto per essere anche un pochino pauroso ma senza esagerare, perché comunque c'è una scena dove ci sono i mostri che sbranano una dozzina di persone senza una goccia di sangue, ma comunque questa cosa succede. È proprio quella cosa lì, quella cosa un po' spooky, un po', e ci sono anche le tematiche, perché ci sono tematiche secondo me interessanti, ma sono comunque giovanili, cioè si parla di famiglia, di integrazione, di mancanza o presenza di genitori, secondo me tra l'altro fatto anche con una discreta, con un bel tocco. Sì, assolutamente, ci sono anche i bulli che sono praticamente, perché poi è un film che dici tu come si facevano una volta, e questa cosa non la nasconde neanche un po', nel senso che vabbè, la prerogativa, l'ispirazione è, a prescindere dal fumetto, però secondo me poi a livello cinematografico i riferimenti più forti sono quelli di Big, che tra l'altro poi Fincita, sì. C'è proprio anche la scena in cui lui corre sulla pianola, sì. E tutto quanto, e c'è anche quel taglio lì, e tra l'altro poi magari sovrinterpreto io, ci ho visto anche un certo gusto per il cast nel voler, diciamo, guadagnare quel tipo di appeal, nel senso che l'amichetto appassionato di supereroi ha proprio un, non so, ti ripeto, magari sovrinterpreto, ma una faccia da ragazzino da film anni 80. Sì, ma anche le scelte di casting son d'accordo. È proprio. No, ma poi anche per dire, non so, anche le scenografie, per esempio, quando all'inizio si vede, diciamo, il luogo adibito a questo Shazam che gli dà i poteri e tutto quanto, è una roba che si vede in prime scene, non è uno spoiler, ma è proprio fatto davvero con uno stile, poi è stato fatto in maniera moderna, però è stato fatto come i set dei vecchi film, non so, lui che sembra uscito da Gremlins, tutta la storia che gli sta attorno, che sembra uscita da, non so, a metà del Tempio Maledetto, grosso guai, Town, proprio quella roba lì, cioè di scenografia quasi posticcia. Sì, ed è comunque quello stile ragazzesco, è quasi, invece di voler essere, non so come descrivere bene questa cosa, però mentre gli altri film di supereroi spesso sono film palesemente per ragazzi, e lo sanno tutti che loro vogliono vendere i giocattoli, voglio dire, ma che si fanno gli adulti, questo secondo me è un film che non si vergogna di essere per ragazzi, è esplicitamente per ragazzi, ma comunque ci mette quelle cose che quando noi li guardavamo da ragazzi ci davano l'impressione che fosse comunque un film non adulto, però da grandi, perché c'era il mostro, c'era il momento un po' spaventoso, perché comunque parlava di, anche non era solo l'avventura, ma c'era anche qualche tema un minimo approfondito, voglio dire, tutto il discorso sulla famiglia che viene fatto qua, secondo me, per quanto semplice, superficiale, come è sempre nei film di supereroi il tema politico, sentimentale o quel che è di turno, secondo me è gestito molto bene, anche toccante, devo dire, a tratti. Sì, ma anche il rapporto dei genitori, che sono stati i genitori adottivi, la casa famiglia, secondo me, a parte che anche lì, anche in questo caso, c'è questa scenografia da vecchia casa che ti rimanda davvero a un certo tipo di cinema, ecco, è come se qui, ti ripeto, ci ho visto qualcosa di meno furbo, poi magari sbaglio, rispetto appunto a quei film che davvero fanno i film per ragazzi, però che hanno 30 anni, questo è un film per ragazzi fatto da uno che è stato ragazzo in quegli anni lì, quindi in qualche modo credo, poi adesso vado a vedere l'età del regista. Sì, però. Sì, è dell'81, sai. Ecco, perfetto, per cui probabilmente lui ci ha semplicemente messo quella che era la sua passione, però il suo riferimento sono i ragazzini, cioè un film per ragazzini, piacevolmente per ragazzini, con anche tematiche che secondo me sono anche in qualche modo edificanti per un ragazzino, cioè proprio il modo, poi cioè, ci sono i bulli della storia infinita praticamente. E tra l'altro secondo me ha un gran merito di questi tempi il fatto che riesce ad essere un film che secondo me palesemente omaggia quel cinema lì, senza però cadere nel solito facile trappolone di essere il film che vuole essere spielbergiano, che omaggia quel tocco là. Che invece non c'è quella roba alla Super 8, ecco. Esatto, sì, che è quello. Non è al centro del film questo discorso, è più di registi nati in quegli anni che vogliono fare questa cosa, la fanno alla Spielberg. Sì, lui sì. No, secondo me, e io questa cosa l'ho presa. La fa alla Dante, un pochino. Vabbè, comunque. No, però ti ripeto, anche io ci ho visto dell'onestà proprio in questa cosa, non la solita roba, per cui anche uno dei motivi per cui l'ho apprezzato. E poi, vabbè, secondo me faceva tanto anche il fatto che era Filadelfia. Cioè, Filadelfia con la neve, con un certo tipo di periferie, che non è New York, che
cioè sarà anche il contesto, però al di là che anch'io ho apprezzato moltissimo Filadelfia, perché era proprio bello da vedere, adesso che non sono mai stato, però la Filadelfia che mi è arrivata al cinema, in televisione, così mi è sempre piaciuta. Però in generale anche nel film riesce, cioè fa parte anche proprio del gesto gioco di distacco da un certo tipo di supereroi, e in più spinge bene tutta la parte, non so, delle periferie, del rapporto con la madre, cioè una città un po' più complicata per certi versi, meno chiusa nei suoi stereotipi forse. Io in questo sono curioso di ascoltare il podcast di cui parlavo prima, quello che ascoltavo stamattina, che vabbè lo dico, è The Watch, è uno di quelli del... Ma cioè... non dirlo, cioè, fai finta, no, questa roba che viene fuori per i prossimi podcast. No, lo dico per un motivo, beh, che tanto non riparleremo di Shazam, sì. Ma perché i due conduttori, Chris Ryan e Andy Grimm, sono di Filadelfia, e fu molto affascinante sentirli parlare del primo Creed, di come coglieva veramente bene lo spirito e la location, e quindi sono curioso se parleranno di Shazam, perché poi non lo so se hanno intenzione di farlo, di sentire se dicono qualcosa a riguardo, se magari è una Filadelfia da cartolina o se invece coglie lo spirito, perché ovviamente noi possiamo ipotizzare, sì, però, cioè ci sono stato in vacanza una settimana, non è che... No, vabbè, chiaro, poi figurati, però di sicuro, ecco, così a naso non credo che sia trattata come hanno trattato la Sicilia in acqua. Quindi direi che secondo me... Comunque la scalinata di Rocky che è un po' l'arancino. Sì, ok, che è l'arancino e tutto, però in realtà c'è anche questa cosa, cioè ci sono le strade, la neve, le decorazioni di Natale, che poi davvero tra l'altro è un film di Natale. Sarebbe sì. Dovuto uscire a dicembre anche come atmosfere, e anche lì comunque si rimanda. I Natale escono in estate. È vero, si rimanda come una volta. Che, sì. Per dire, non so, i vari Ghostbusters 2 era uscito, se non sbaglio, in agosto negli Stati Uniti, però vabbè, forse mi sbaglio, vai a sapere. Però al di là di tutto, sì, è proprio c'è questa atmosfera, le strade piene di neve, le decorazioni natalizie, c'è anche un po' di Mamma ho perso l'aereo, che tra l'altro viene citato, se non sbaglio, nel film. Sì, sì. Tanto divertente anche. Oddio, no, non viene citato, mi confondo. In Noi viene citato. Mi confondo con Noi perché li ho visti tutti e due a distanza di due giorni. però in generale c'è anche quella roba lì, cioè c'è anche davvero qualcosa di Mamma ho perso l'aereo anche in Shazam, proprio a livello di ambientazione, scenografia e tutto. È veramente un film che guarda anche quelle robe lì. C'è anche davvero qualcosa di Chris Columbus, forse. Ah, può essere, sì, cioè, ci sta. C'è un po' anche qualcosa dei Goonies, cioè, continuo a confondermi, e mi viene da pensare che invece di Sandberg, che ricordiamo viene da Lights Out, mi pare si chiamasse, e da uno degli Annabelle, non so quale, il prequel di Annabelle, sì. Mi viene sempre da pensare che invece l'abbia fatto Michael Dougherty, che è quello che sta dirigendo Godzilla, che ha diretto, insomma, ormai l'avrà finito, Godzilla King of Monsters, ma che arriva da Trick or Treat e Krampus, soprattutto, che è un film, cioè è il Gremlins di questo decennio. È okay. Bellissimo, tra l'altro, recuperatelo se avete occasione. E ha proprio quello spirito lì, un po' più cupo ovviamente di Shazam, però ha quello spirito da film anni 80, di un certo tipo, alla Dante. Però sì, cioè, comunque sì, e devo dire, io l'ho trovato molto divertente Shazam, mi ha proprio fatto ridere un sacco, diverse sequenze, nella maniera giusta, non l'ho mai trovato fuori posto, ripeto, è riuscito addirittura a emozionarmi, mi sono gasato quando succede una roba che non dico, perché magari uno non la vuole sapere, anche se chi conosce un po' i fumetti magari se lo aspetta, è abbastanza citofonata nelle parti iniziali. Comunque c'è una roba che succede verso la fine, nella tendone del circo, quando è successo, wow, figata, mi sono esaltato. E l'unica cosa è che, non che non sia un problema diffuso nel genere dei supereroi, ho trovato un po' onestamente anonime, poco interessanti le parti action, cioè alla fine erano, quando la buttava sul ridere l'azione era divertente, però come azione in sé l'ho trovata poco convincente, non so se sia perché alla fine c'è tanto mostri in computer grafica e quindi è sempre un po' un problema gestirli. Tra l'altro è un po' i mostri non erano male, cioè erano davvero, sì. Anche quelli avevano cioè paradossalmente non erano la roba tipo alla Io sono leggenda, avevano una loro personalità da giocattolo quasi. Sì, beh, poi comunque erano più contestualizzati qua che in Io sono leggenda, cioè ci stanno sicuramente meglio nel film per ragazzini che in Io sono leggenda. Sì, qua ti giuro sono mostri che negli anni 80 avrebbero fatto uguale probabilmente in passo 1. Sì. Sì, però insomma non ho trovato di nuovo, anche se è anche vero che comunque la chiave del film è la parte più la famiglia, eccetera, il racconto, e la parte da commedia, che sono due cose che anche quando si inseriscono nelle scene d'azione hanno un senso, e alla fine sta lì la chiave, forse non è neanche giusto aspettarsi questa azione particolarmente visionaria. Se devo dire la verità, ho trovato forse un po' troppo
Per carità, bello così, niente da dire, ma a gusto, quindi proprio per me ha tirato forse un po' troppo per le lunghe la parte propedeutica dell'apprendimento dei poteri, nel senso che rifà un po' la stessa scena due o tre volte più o meno uguale. Ho visto che avete scritto sta cosa. Io non l'ho patita, ci sono proprio divertito ininterrottamente con quella No, no, ma parte. è bello. Bello anche quando fanno tutto il teatrino nella fabbrica. Bello anche il ragazzino appassionato di supereroi che è un vero sballato, cioè che fa anche cose rischiose. Tipo quando gli fa sparargli in faccia, non sapevo che costume. Quella è una roba che davvero poteva essere solo in un film di ragazzini. Perché è chiaro che se lo facevi del Batman di Nolan e gli sparavi in faccia, gli faceva un buco. Sì, forse Tony Stark, come è nei film, se invece di aver inventato l'armatura si fosse ritrovato i superpoteri, si sarebbe comportato così. Sì. Beh, ma lui è anche un po' uno Spider-Man come caratterizzazione. C'è da dire che forse il ragazzino ha un'altra cosa che ho trovato un po' dissonante, però anche lì vai a sapere cosa ti succede nella testa quando ti ritrovi i poteri. Poi diciamo che il ragazzino all'inizio è un po' più ribelle, un po' cupo, cioè non cupo cupo, però nel senso è un tipo un po' più ombroso, e poi quando si ritrova i poteri sarà che ha la faccia di Zachary Levi, per cui ha un po' la faccia comunque da pirla, Scusa, contestualmente parlando. Zachary Levi. Lì Mi vai, corre sì. cosa per le pronunce. No, no, ma vai, perché figurati, io sono un cane totale. E Hai trovato che cambi come un po' troppo il carattere diventa davvero troppo, diventa un po' troppo macchietto, un po' troppo sbruffone, però Io magari non ce l'avrei. lo capisco questo discorso, non so se sono d'accordo, perché in realtà secondo me lui comunque ci viene presentato come il ribelle dal cuore d'oro, ombroso, però alla fine le cose che fa comunque c'è sempre già dentro un po' di cazzonaggine, anche la prima scena che blocca i poliziotti dentro li sta anche un po' pigliando per il Sì, culo. che gli rubano per mangiare. Sommato, il fatto che sia un po' chiuso perché non vuole, è la classica cosa, no? Ha avuto problemi con la famiglia, quindi non vuole aprirsi e non si apre più di tanto anche con le persone che conosce. Di contro, però, nel Appena momento ha la in botta di cui. celebrità, Ma figa, non è si solo lascia quello. proprio andare. Quello in parte, ma secondo me è il fatto che quella personalità lui ce l'ha, e nel momento in cui si ritrova con una maschera che gli nasconde completamente l'identità e sostanzialmente indistruttibile, crollano le remore e viene fuori il suo lato più cazzaro, casinista, più ribelle. Che tra l'altro io non so quanto possa essere volontario, ci ho visto anche un po' un'allegoria di come funziona internet, che non, appunto su internet sei indistruttibile, invisibile e quindi fai il cazzo che ti pare. E è Sì, un è po' vero, la stessa cosa. può darsi, sì, no, ma infatti non l'ho trovato completamente dissonante e, diciamo, mi sono ballate per la testa anche le tue considerazioni, però diciamo che sul momento forse era davvero troppo spinto, però vai a sapere, ecco, però vabbè, niente di, è un dettaglio, Sì, ma e poi poi secondo ecco. me, cioè, è chiunque, la verità è che chiunque si ritrovasse con dei superpoteri, poi magari diventa un eroe, ma la prima settimana è quello. No, no, io con i superpoteri vado a lavorare per la mafia. Cioè, Per esempio. ma è un sogno che coltivo da anni proprio. No, no, ma quello che dico, poi ognuno sceglie la sua strada, ma i primi giorni, cioè, quello fa, chiunque, Sì, chiunque. sì, sì. Ma proprio Vabbè, ma se anche tu pensi. Spider-Man prima di, cioè, scopre le robe con lo zio Ben, ma prima fa il pirla, cioè, quindi. Ma è chiaro, ma che tu pensa anche solo la botta di onnipotenza e di liberazione che è volare, Sì, Madonna, che lanciare figata. fulmini. Roba che lui, tra l'altro, non riesce a fare all'inizio. Sì, ci mette un po'. Tra Perché l'altro, lì è più citando difficile. Spider-Man, è una cosa secondo me che è giusto dire, che Spider-Man Homecoming ovviamente in larga misura è simile, nel senso che anche lì c'è il punto di vista di un ragazzino, c'è uno spirito fanciullesco e cazzone, ma secondo me comunque non è così spudoratamente per ragazzi, e comunque c'ha dentro è la tematica dei lavoratori, della middle class che si ritrova col culo a terra, cioè comunque sfocia, volendo essere universo cinematografico Marvel, dentro quella cosa del sì, ma facciamo anche il film per gli adulti, e Ah quindi no, qui anche le ovviamente. tematiche sono tematiche anche, diciamo così, per ragazzi, cioè che coinvolgono in qualche modo i ragazzini. Credo sia il primo film di supereroi che fa veramente questa cosa, o perlomeno il primo film di supereroi di un certo profilo. Si potrebbe sostenere che Spy Kids facesse un po' questo gioco qua, però era comunque una roba un po' diversa e non era strettamente un film di supereroi. Oddio, E che buffo! sai che è forse, oddio, quello di, come si dice, Kick-Ass. Ne, ma no, ma Kick-Ass aveva un taglio diverso, però, È cioè, adulto, violento, volgare, cioè. vero, è vero, è vero, hai ragione. Guarda che però se ci pensi è surreale, sono, cosa sono 20 anni che vediamo film di supereroi, 30/40 in generale che ne fanno
comunque nella nostra vita ed è la prima volta che c'è una roba così esplicita di questo livello. Forse Superman 4, però lì era la sottoproduzione quasi. È buffo. Ed è buffo. Superman 4 era quello con l'uomo radioattivo. No. Sì. Sì. Ed è l'uomo radioattivo dei Simpson è sinistramente simile anche al costume di... Sì, sì. Tra l'altro, in un certo senso potrebbe essere, ovviamente con un taglio radicalmente diverso, ma potrebbe essere un po' il Deadpool di quell'universo sì, lì. Sì, sì, è quello che spetta. È il Deadpool non antitetico, però simile, cioè per certi versi. Sì, cioè è quello che spezza quando sono tutti seri, arriva lui ed è comunque il ragazzino che non sa, cioè che non si infila. Alla fine è un po' quel Deadpool, è un po' l'adolescente in mezzo che fa il coglione. Sì, sì. Potrebbe essere un po' quello che poi, un grande classico per chi magari non l'avesse mai letta, la consiglio di recuperare, c'è la Justice League di Jim DeMatteis degli anni, primi anni 90, credo, che... la buttava molto sul ridere e ovviamente una delle cose era il fatto che c'era lui, Capitan Marvel, che dentro era un bambino, tra l'altro credo che lì fosse proprio un bambino, Billy Batson, che quindi si trovava in mezzo a questi e non sapeva bene come comportarsi e c'era Batman super oscuro che trattava tutti di merda e roba del genere che era molto bello e secondo me potrebbe avere un pochino questo ruolo che alla fine è un po' a metà fra il Capitan America perché comunque è anche quello un po' ingenuo così, e appunto il Deadpool, perché è l'adolescente ribelle, boh, vedremo come lo usano. Sì, sicuramente, sì, sì. Ma poi sicuramente c'è da dire che nell'universo di DC c'era anche Suicide Squad che voleva essere in parte quella cosa lì, però poi non lo era perché erano tutti cattivi che però non facevano niente di male. Sì, vabbè, Suicide Squad era chiaramente il tentativo di fare Guardiani della Galassia. Sì, sì. Vedremo. Di questo faranno sicuramente un seguito, un po' perché, vabbè, ovviamente se fa successo lo fanno, un po' perché comunque il film lo annuncia, vabbè, non diciamo cosa si vede dopo i titoli di coda, però si intravede in realtà, già nelle prime scene si intravede un personaggio completamente fuori di cozza che è un nemico storico di Shazam ed è bellissimo comunque che la buttino così di fuori con questo cattivo completamente folle e poi in ogni caso hanno annunciato da ben prima che annunciassero l'esistenza di Shazam e il casting di Zachary Levi si sapeva che avevano preso The Rock per fare Black Adam che è la nemesi di Shazam quindi insomma presumibilmente ci sarà nel secondo film o magari no, chissà cosa ci fanno avevano detto addirittura di fare un film dedicato a lui boh. Vai a sapere tra l'altro poi c'è oddio c'è anche ecco il tono c'è anche qualcosa un po' da Super Famiglia, da Fantastici 4 più o meno sì, sì, sì beh, che è comunque una cosa storica del personaggio sì. Il fatto di avere altri assieme a lui e portarsi dietro eccetera, comunque sì in teoria è proprio un film quello su Black Adam boh. Vedremo. Sarà come Joker, è il film intimista con The Rock che fa. Essere o non essere, non essere. No, no, comunque no, vedo qua una notizia del marzo 2019 che dice Black Adam non apparirà in nessun film di Shazam finché non è uscito il suo film. Secondo me sono scemi, però contenti loro. Vai a sapere. Vedrà. Quindi aspettiamoci il film intimista con The Rock che fa il pazzo, ripreso in bianco e nero. Ecco, allora, secondo me andrà molto come va il Joker. Se il Joker sbanca la linea, magari anche Shazam diventa il film intimista. Il ragazzino nel corpo di un adulto, ci metti anche qualche spigolo sessuale. È giusto, prima hanno fatto un po' di film alla Snyder, poi sono passati a buttarla in cacciara e poi cominciano a farli tutti film alla d'autore. Sì, sì, sì. Qui non è un cazzo. Così e tutto quanto. E intanto la Marvel va avanti a fare le sue cazzate, tranquillo. Esatto, sì. Ma pensa, allora, un seguito di Shazam, in cui come personaggi la buttano completamente per aria come nei fumetti, cioè c'è tipo la famiglia di Shazam, con tutti i superpoteri, gli alieni che controllano la gente, il verme gigante, eccetera, però è un film, è un mumblecore, bianco e nero, gente che parla e basta. Sì, 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 sì. Lo gira Jarmusch. Beh, sarebbe meraviglioso. Sì, sì, che tra l'altro Jarmusch sta facendo il film di zombie adesso, che ci pensi? Infatti, quindi è il passo successivo il film di supereroi. Sì, sarebbe veramente una figata.
Supereroi che però non si muovono, cioè sono sempre seduti. Cioè, sì, no, no, tutto no, il no, film no. Sono seduti in un tavolo a chiacchierare, come in Coffee and Cigarettes, una roba del genere. Parlando, ogni tanto capita che dicano Shazam e quindi si trasformano. No, dicono Shazam ma non si trasformano. No, no, si trasformano. Ma lo spettatore che si trasformano. No, è che, vedi, c'è la conversazione e dice, allora io sono Shazam e sono andato al bar e intanto si trasforma, ma la conversazione continua, cioè non è che succede qualcosa, è semplicemente che c'è un fulmine e si trasformano. Sì, sì, sì. Sarà la gente muore attorno dai fulmini. È straniante una roba così. E lo presentano al Sundance. Ah, sì, no, a Cannes. È la King's End realizzato da Cannes. Capito, sarebbe fantastico, cioè sarebbe veramente con Harvey Keitel che fa il verme. Lì ti puoi sbizzarrire, perché puoi fare veramente, c'è tutto un sottobosco di attori che potrebbero, ma in fondo scusa, Jarmusch aveva fatto il West, ha fatto Dead Man, lo fa uguale con la musica con sotto le schitarrate di Neil Young. Ma vedrai che lo prendono per fare un film al Marvel Studios, gli fanno fare un film che è tutto diretto dalla seconda unità, tranne 5 minuti di gente che parla, che lo fa lui. Oddio, ma quale eroe? Secondo me, guarda, allora, secondo me potrebbero fare un Batman vecchio. Senti qua, Batman vecchio all'ospizio. Vecchio. Con la Marvel c'è Moon Knight, che è praticamente il Batman della Marvel, molto più sfigato, ed è schizofrenico, ha tipo personalità multiple. Quello e fa tutte lo stesso attore, figata. Nicolas Cage. Oppure le fa direttamente Joaquin Phoenix, che va in giro. No, secondo me farà Werner Herzog. Werner Herzog, che però è sempre la perché comunque sempre il tedesco caricaturale quando recita, perché fa benissimo. Però Werner Herzog quando recita fa il tedesco cattivo. Va bene, e su Werner Herzog Moon Knight secondo me possiamo concludere, perché evidentemente non abbiamo più nulla da dire su Shazam. No, tra l'altro sarebbe la prima collaborazione tra Werner Herzog e Jarmusch, mi pare. Ah, ci può stare. E c'è anche Terry Gilliam, così, che partecipa. Sì, però non quando escono poi dopo le produzioni, non lo invitano. Sì, no, esce il film e lui dice, no, ma è una merda i supereroi, ma che è sta cosa? Mi hanno pagato, l'ho fatto. Vabbè, dai, basta. Direi che abbiamo concluso. Shazam, ci è piaciuto, andate a vederlo, è proprio bello e divertente. Portateci i figli se ne avete. Ah, sì, assolutamente. Il prossimo Hotcast Popcorn probabilmente sarà su noi, o us, come preferite, con il nuovo film di Jordan Peele, che ci è piaciuto un sacco. A seconda però... che lo guardate. Sì, esatto, cercate di non guardarlo doppiato se potete, e sicuramente ne parleremo approfonditamente, nel mentre potrebbero uscire altri Outcast Popcorn legati alla cover story, che ricordo è sull'arrivo di Avengers. Dobbiamo registrarne su, come abbiamo fatto altre volte, faremo un podcast di consigli sui fumetti che più ci piacciono dei personaggi che sono nel film, probabilmente faremo anche uno al microonde sulle serie TV dell'universo cinematografico Marvel, e sicuramente, ma questo arriverà penso più avanti, faremo un popcorn extra di chiacchiera ripercorrendo l'universo, i film proprio dell'universo cinematografico Marvel, senza pretese enciclopediche, così a chiacchiera. Il primo uscire probabilmente sarà quello sui fumetti, comunque vabbè, la prossima settimana arriveranno cose. Per oggi è forse questa settimana, non lo so quando lo pubblico questo podcast. Comunque per oggi è tutto. Ciao. Ciao.